Come vicepresidente della cooperativa San Francesco, siamo orgogliosi e lieti di aver collaborato col Movimento Cristiani Lavoratori, che anche quest'anno ha fatto veramente una grande raccolta alimentare e ha dato modo così di poter aiutare i cittadini di Caltagirone che anche in questo Natale potranno avere qualcosa, qualche pasto. Ringrazio anche e sono orgoglioso dei minori non accompagnati del nostro centro che grazie a loro hanno fatto una raccolta anche per quanto riguarda giochi e libri per poterli donare ai ragazzi e ai bambini più poveri che hanno bisogno. Sento il dovere di ringraziare il Movimento Cristiano Lavoratori per questa bellissima collaborazione che si è instaurata tra l'assessorato al welfare del comune di Caltagirone e appunto questo movimento. Grazie a questa collaborazione riusciamo ad aiutare delle famiglie con difficoltà economiche che sono state segnalate dai servizi sociali e io apprezzo grandemente la generosità di questo movimento che proprio ha sollecitato il comune a dare dei nominativi nella massima riservatezza per poter essere aiutati almeno in questo periodo natalizio. È un periodo in cui è necessario essere più solidali, è necessario dare la possibilità alle famiglie che vivono momenti di difficoltà per la crisi economica, per la mancanza di lavoro. È doveroso che la società si prenda cura di queste persone e dia l'opportunità di trascorrere un Natale sereno, così come in tutte le altre famiglie. Quindi ancora un grande apprezzamento per questa valida iniziativa che vede coinvolti, come ho avuto modo di apprendere, anche ragazzi immigrati, che quindi non sono semplicemente delle persone che usufruiscono dei nostri servizi e del nostro aiuto, ma sono persone sensibili, partendo da una situazione di difficoltà personale, riescono anche ad immedesimarsi nei problemi degli altri e a dare il loro contributo e la loro mano d'aiuto. Quindi grazie per quello che l'immigrato e questo movimento fa per la città di Caltagirone. Anche quest'anno abbiamo organizzato questa raccolta alimentare, come del resto anche gli altri anni, per dare un aiuto, un sostegno, diciamo, alle famiglie più bisognose. Oltre a distribuire generi di prima necessità, quali gli alimenti, distribuiremo anche, diciamo, giocattoli, libri, indumenti per le famiglie più bisognose. Ringraziamo la cooperativa San Francesco che ci ha ospitato come sede per la distribuzione nelle vesti del vicepresidente Aldo Piazza e speriamo di continuare su questa linea ed incrementare sempre di più, diciamo, questo genere di iniziative per dare un sostegno anche sotto le feste di Natale alle famiglie più bisognose.